Ma a questo punto io invito lo chef Carbone a invitare a seguire il suo collega in cucina per la preparazione della prima ricetta tipica irsinese tenuta a battesimo qui alla trattoria Nugent. Lo so, qui da casa vi siete incuriositi, ma potete venire a degustare qui a Irsina trattoria Nugent, ma non ci sarà solo quello. A tra poco. È con vero piacere essere ospitati questa sera, tra l'altro, da un collega amico Mario Tarantino nella sua cucina. Dopo questa presentazione dei nostri prodotti tipici, adesso chiaramente li andremo a preparare e così anche a degustare. E quindi passiamo direttamente alla preparazione, chef. Grazie, per me è tutto un piacere. Grazie. In una pentola mettiamo un filo d'olio. Aggiungiamo uno spicchio d'aglio in camicia. Facciamo rosolare un po'. Nel frattempo andiamo a sbollentare la pasta. Aggiungiamo la piazzetta. Adesso mettiamo i nostri pomodorini gratinati al forno. Facciamo rosolare la nostra pezzenta di sugno nero. Andiamo a tagliuzzare la rucola. Quindi, come potete notare, quindi chiaramente stiamo usando tutti i prodotti tipici, esclusivamente lucani, ma soprattutto l'irsina. Procediamo con la rosolatura della pezzenta lucana, del maialino nero lucano. Intanto la pasta è in cottura. I pomodorini avranno raggiunto la loro cottura e gratinatura. Perfetto. E li andiamo a aggiungere alla pezzenta. Aggiungiamo la rucola tagliata grossolanamente. Un po' di cacio ricotta. Scoliamo la pasta. E quindi ci siamo quasi. Ecco, possiamo notare anche i colori belli, vivaci. E andiamo a impiattare. il tutto adesso impiattiamo. Bene, a questo punto siamo giunti all'impiattamento della ricetta presentata questa sera dallo chef nonché titolare Mario Tarantino presso il ristorante Nugent di Irsina. Come avevo detto già prima, colori vivaci, ecco l'aggiunta del cacio ricotta, un filo di olio extravergine e non ci resta che augurarvi a tutti un buon appetito. Buon appetito.
e un grazie allo chef. Grazie a voi.